Silvio Berlusconi sale a sorpresa al Quirinale e assicura a Napolitano il sostegno di Forza Italia alle riforme, ma chiede anche garanzie in merito alle sue vicende giudiziarie. Tra una settimana il Tribunale deciderà sugli arresti domiciliari o l'affidamento ai servizi sociali per l'ex cavaliere. Gelo del Capo dello Stato che precisa l'incontro è stato voluto dall'ex Premier. La Lega insorge contro la retata dei secessionisti veneti arrestati ieri per eversione e terrorismo. È un'inchiesta folle, se lo Stato pensa di fare paura a qualcuno sbaglia, tuona il segretario del Carroccio Matteo Salvini, che annuncia una manifestazione di solidarietà a favore dei 24 finiti in manette, tra i quali anche l'ex parlamentare leghista Rocchetta e il capo dei Forconi del Nord-Est, Chiavegato. Ore di terrore a Fort Hood nel Texas, un soldato 35enne litiga con altri commilitoni, poi comincia a sparare e compie una strage, 3 morti e 16 feriti prima di togliersi la vita. La base militare ripiomba nell'incubo vissuto 5 anni fa quando un maggiore dell'esercito uccise 13 persone e ne ferì altre 30. Abbiamo il cuore spezzato per aver vissuto di nuovo una storia simile, ha commentato Obama, mentre infuriano le polemiche sull'uso delle armi. Nel recupero della partita sospesa il 2 febbraio, la Roma supera il Parma per 4-2 e riduce a 8 punti la distanza dalla Juventus capolista, ma la vittoria porta soprattutto a 9 punti il vantaggio sul Napoli, terzo in classifica. E per l'Europa League stasera la Juventus scende in campo a Lione per l'andata dei quarti di finale, senza Vidal ma con Tevez. Buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del telegiornale della 7. Dunque, ieri sera Berlusconi ha incontrato il capo dello Stato Napolitano al Quirinale. Fra poco vedremo il servizio. Adesso ci concentriamo invece sulla visita londinese di Matteo Renzi. Una missione che è stata un successo, così i britannici sulla missione appunto del nostro Premier nella City. E i grandi investitori cominciano adesso a guardare verso l'Italia. È molto importante che l'Italia si dimostri capace di attrarre questo flusso di denari, che non è un flusso di denari che serve a se stesso, ma un flusso di denari che serve a creare occupazione. Ad ascoltare queste parole di Matteo Renzi, ieri era il Gotha dell'economia e degli affari con sede a Londra. Una seconda giornata, quella del Premier italiano nel Regno Unito, che stando ai primi commenti degli addetti ai lavori è stata un successo incontestabile, che piacciono o no questi giudizi, impressionante, enorme comunicativa, la novità più grande degli ultimi 15 anni in Europa. Lo dicono banchieri d'affari, operatori di borsa, grandi sigle multinazionali, addirittura la Confindustria britannica. Insomma, nulla a che vedere con quei politici italiani che arrivavano a Londra bussando timidamente alle porte che contano. Lui, Renzi, è stato chiaro, deciso, persuasivo, pragmatico. Sono sempre i londinesi a dirlo, sottolineando quanto sia poi risultato convincente nell'esporre il suo pensiero, il suo ambizioso programma di riforme. Nessun gran discorso, in ogni caso. Incontri mirati con delegazioni di massimo 10 persone e poi domande sulla paura di investire in Italia degli stranieri. Nessuna paura, rispondono da Londra, dove non ricordano un flusso così alto di sterline destinate ad investire in Italia dal 1998. Importante è tenere sotto controllo lo spread, perché la via imboccata dall'Italia in fatto di conti è quella giusta. Insomma, la Londra che conta lo promuove anche sull'idea di riorganizzare l'Unione Europea, che è nel Renzi pensiero, puntare su crescita e competitività e poi minor rigore, parole che piacciono lungo il Tamigi e forse iniziano a coinvolgere anche la Germania all'ombra della grande paura che in vista delle elezioni di maggio si chiama semplicemente euroscetticismo. E poi a Bruxelles, prima di tornare a Roma, l'ultima di Renzi sul nostro paese. Abbiamo un'idea di noi stessi raggrinzita, dice, dal Belgio, dove ha incontrato il segretario dell'ONU Ban Ki-moon. L'Italia è un paese che troppo spesso ha paura di mostrare quel che vale. Il cambio di tendenza non può, non deve che proseguire. E allora torniamo all'incontro di ieri sera tra Napolitano e Berlusconi al Quirinale. Il leader di Forza Italia ha incontrato il capo dello Stato ad una settimana dalla decisione del Tribunale sui servizi sociali. Berlusconi ha chiesto agibilità politica garantendo il sostegno al governo Renzi, ma Napolitano ha risposto con freddezza. Sentiamo. Napolitano gli apre le porte del Quirinale, ma gli chiude quelle di una possibile tutela politica. Berlusconi a sorpresa ieri sera è salito al Colle, da solo. Non c'è il fido Gianni Letta, né i capigruppo di Forza Italia. Un faccia a faccia che ufficialmente il Cavaliere ha chiesto per illustrare le posizioni politiche del suo partito nell'attuale momento politico. Già la settimana scorsa il Cavaliere aveva chiamato al telefono il Capo dello Stato alla vigilia del suo incontro con Obama per illustrare le sue posizioni sulla crisi
Ucraina e fornire informazioni legate ai suoi contatti diretti con Putin e in quella telefonata anche la richiesta di questo incontro. Richiesta accolta ieri sera da Napolitano. Berlusconi assicura che Forza Italia non farà mancare il suo sostegno al percorso delle riforme volute da Renzi in discussione al Senato. Non tradisco gli accordi presi, ma il pensiero di Berlusconi corre alle prossime elezioni europee, alle quali non potrà correre personalmente. Vorrebbe garanzie politiche nell'imminenza di quella che tra una settimana, il 10 aprile, sarà il giorno in cui si deciderà il suo destino giudiziario, arresti domiciliari o servizi sociali. Una spada di Damocle che pende su Berlusconi e sulla sua agibilità politica, ma di cui il capo dello Stato non ha nessuna intenzione di occuparsi. Sarebbe interesse di tutte le istituzioni, compresa la più alta carica dello Stato, che il capo di una forza politica così importante e rappresentativa di quasi 10 milioni di voti conservasse la possibilità di guidare il suo partito e di restare sulla scena, si legge in una nota del mattinale successiva all'incontro. Dalla decisione del 10 aprile dipende non solo l'efficacia delle riforme in cantiere, ma la loro stessa legittimità. Parole che non scalfiscono il Quirinale, che in una nota si limita a segnalare l'avvenuto incontro e nulla più. Probabile che Berlusconi abbia anche sondato il terreno di un'eventuale richiesta di grazia da parte dei figli, ma anche in questo caso dal Colle nessuna risposta, come già nell'agosto scorso. Solo dopo la deposizione della richiesta può essere fatta una valutazione. Il countdown dunque è iniziato, a Berlusconi non resta che attendere la decisione dei giudici milanesi tra una settimana. Intanto nel PD continua il confronto interno sulle riforme. Ieri all'Assemblea dei deputati del partito il ministro del lavoro Poletti ha detto: non è un prendere o lasciare, occorre discutere e valutare il merito. Il decreto sul lavoro è la cartina di tornasole sulla capacità del governo, del Parlamento e anche del Partito Democratico di fare le riforme. È un punto dirimente, il che non significa che non possono esserci cambiamenti. Lo dice il ministro del lavoro, Giuliano Poletti, all'assemblea di ieri sera dei deputati del PD. Così Poletti, nel tentativo di ridurre le aree di dissenso che si sono manifestate nei giorni scorsi anche all'interno del suo partito, manifesta anche la ferma volontà del governo di approvare definitivamente il provvedimento con nuove norme per l'occupazione. Però lascia anche la porta aperta a eventuali modifiche del testo. Infatti aggiunge: non è un prendere o lasciare, occorre discutere e valutare il merito. Io sono convinto della bontà delle scelte fatte. In merito alla nuova normativa, l'uomo di governo spiega che l'obiettivo è fare tutto il possibile affinché nessuno resti a casa senza fare nulla. Inoltre Poletti ai suoi deputati spiega anche che la modifica del mercato del lavoro è la dimostrazione, anche verso i partner europei, che l'Italia sa cambiare, perché, sottolinea, ci sono dubbi sulla capacità del nostro paese di fare le riforme. Si intravede un percorso accidentato per la nuova normativa sull'occupazione e lo si capisce anche leggendo una dichiarazione di Maurizio Sacconi del nuovo centrodestra, che avverte: noi che non a caso abbiamo rinunciato a presentare emendamenti al decreto lavoro, non accetteremo di spiumare il testo dai contenuti di semplificazione delle tipologie contrattuali. E di riforme costituzionali, il cui disegno di legge verrà presentato oggi al Senato, parla anche il ministro Maria Elena Boschi, che si rivolge direttamente a Forza Italia e avverte: il partito di Berlusconi dimostri la sua buona volontà sulle riforme e contribuisca ad approvare in prima lettura la riforma costituzionale e l'Italicum entro il 25 maggio. E poi è ancora più esplicita: vorrei tranquillizzare Forza Italia, noi abbiamo mantenuto gli impegni presi, anche votando la legge elettorale alla Camera, non ci sono dubbi sulla tenuta del PD. In Italia ci sono oltre 16 milioni di pensionati per una spesa che ha superato i 270 miliardi, ma oltre 7 milioni di persone non arrivano a 1.000 euro al mese. Le pensioni d'oro superiori ai 10.000 euro mensili sono 12.000, lo rivelano i dati dell'Istat. Una fotografia dai colori sbiaditi e dalle prospettive preoccupanti è quella scattata dall'Istat in collaborazione con l'Inps sul mondo dei pensionati italiani e riferita al 2012. Quasi la metà di loro, il 42,6%, percepisce un assegno mensile da meno di 1.000 euro, il 38,7% a fine mese si porta a casa tra i 1.000 e i 2.000 euro, un 80% che rappresenta la dura normalità, contrapposto all'1,3% di pensionati che può contare su oltre 5.000 euro al mese e a quello 0,1% che accumula uno o più trattamenti per oltre 10.000 euro. Già, perché se la stragrande maggioranza di coloro che sono usciti dal mondo del lavoro, quasi il 70%, può contare su un solo assegno previdenziale, il 25% di loro ne percepisce invece due, il 6,5% 3 e l'1,3% 4 o più.
Su 16,6 milioni di pensionati, circa 7 milioni nel 2012 non sono arrivati ai 1.000 euro al mese di pensione e dal momento che parliamo sempre, è bene precisarlo, di cifre all'ordo delle imposte, tolte le quali rimane dunque ben poco per vivere. La loro drammaticità è evidente e stride con la realtà di quegli 11.000 fortunati che possono contare su un assegno sopra i 10.000 euro. In una situazione del genere mettere ulteriormente alla prova i pensionati potrebbe non essere una grande idea e infatti il ministro dell'economia Piercarlo Padoa da Atene, dove si trovava per un Ecofin informale, ha assicurato che le pensioni non verranno toccate, al contrario di quanto consigliato dalla Spending Review di Carlo Cottarelli. Un'ultima notazione sugli effetti della riforma Fornero. Grazie all'innalzamento dell'età pensionabile, il numero di coloro che percepiscono almeno un assegno previdenziale è diminuito di circa 75.000 unità. Questo però non ha frenato la spesa complessiva a carico dello Stato, cresciuta di quasi il 2% e giunta a superare quota 270 miliardi di euro. Occupiamoci adesso degli arresti dei secessionisti veneti. Ieri i carabinieri hanno fermato 24 persone accusate di terrorismo. Secondo i magistrati erano pronti alla rivolta popolare armata. Dura reazione della Lega, estranea all'inchiesta, che domenica manifesterà a Verona contro gli arresti. Vediamo. L'indipendenza non si arresta. Titola così oggi la Padania, il giorno dopo gli arresti ordinati dal GIP di Brescia per 24 separatisti veneti, accusati di associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, fabbricazione e detenzione di armi da guerra. Stavano preparando l'assalto a Piazza San Marco, un altro eclatante blitz come quello del 97, ma questa volta il blindato in costruzione in un capannone nella bassa padovana poteva davvero sparare. Dunque la Lega Nord si mobilita annunciando una manifestazione domenica a Verona. Siamo alla follia, non si processa l'indipendenza, dice Matteo Salvini, mentre per lo storico leader del Carroccio gli arresti sono uno sbaglio. È un trucco per fermare il nostro movimento, commenta Umberto Bossi. I consiglieri regionali lombardi della Lega solidarizzano così con gli arrestati con una foto e la scritta «Siamo indipendentisti anche noi, arrestateci». La bandiera del leone di San Marco sventola in regione Lombardia, così come a Bruxelles, in aula del Parlamento europeo, ha tentato di fare Matteo Salvini. Non ci sono legami tra gli arrestati e la Lega Nord, ha specificato ieri il procuratore capo di Brescia. Anzi, si tratta di persone che avevano avuto contrasti perché ritenevano quella dei leghisti una linea troppo morbida. Tra i delusi il 75enne Giancarlo Rini, finito ai domiciliari. È lui il fondatore del gruppo accusato di terrorismo Alleanza, uscito dalla Lega Nord dopo l'assalto al campanile di San Marco del 97. Tra i tanti ex arrestati, Franco Rocchetta, fondatore della Lega Veneta, ex parlamentare, ex sottosegretario agli esteri del primo governo Berlusconi e accanito sostenitore del referendum online per il Veneto Regione Autonoma. Tra gli indagati anche reduci dei Serenissimi, Flavio Contin e Luigi Faccia, e uno dei capi del Movimento dei Forconi, Lucio Chiavegato. L'organizzazione era nata nel 2012 nel Bresciano, le riunioni si tenevano in un ristorante nel magazzino Arsenale, era già stato nominato un comandante della piazza per la Venezia Serenissima Armata ed era stata pianificata anche la conferenza stampa in una capitale europea ancora da individuare, da fare subito dopo il blitz per avere la massima visibilità. Andiamo all'estero. Ieri in Francia il neo premier Manuel Valls ha presentato il nuovo governo, 8 le donne ministro, tra le quali spicca l'ex compagna del presidente Hollande, Ségolène Royal, che ha ottenuto il Ministero dell'Ambiente. Ancora poche ore l'esecutivo di combattimento di Manuel Valls sarà operativo a tutti gli effetti. Una squadra di 16 ministri, 8 donne e 8 uomini scelti per dare una scossa al paese e soprattutto lanciare una scialuppa di salvataggio a François Hollande, uscito con le ossa rotte dalle recenti amministrative. E dopo il presidente, l'annuncio solenne del rimpasto e il nuovo inizio lo ha dato lo stesso neo primo ministro ieri sera alle 20, in diretta nel telegiornale di maggiore ascolto. Rispetteremo il patto di responsabilità con i francesi, ha detto Valls, che ha annunciato di volere mobilitare 30 miliardi di euro per combattere la disoccupazione e rilanciare l'economia. Un compito non certo facile che Valls, sotto impulso del Presidente della Repubblica, che lunedì all'Eliseo gli affiderà formalmente le linee guida, condividerà con i suoi ministri, con il piglio autoritario che tutti gli riconoscono e molti gli contestano. A partire dai Verdi, che non hanno accettato di rimanere nel suo governo giudicato troppo di destra,
lasciando il ministero che finora gestivano a Ségolène Royal. La sfidante di Sarkozy all'Eliseo nelle presidenziali del 2007, nonché madre dei quattro figli del presidente, fa infatti un grande ritorno che ha anche il sapore della rivincita. In un ministero, l'ambiente, l'energia e lo sviluppo sostenibile che la Royal conosce bene, visto che è da lì che ha cominciato 22 anni fa, nell'esecutivo di Pierre Bérégovoy e François Mitterrand. L'economia invece nelle mani di Arnaud Montebourg e le finanze di Michel Sapin, fedelissimo di Hollande. Agli esteri rimane saldo Laurent Fabius. Visita lampo per la regina Elisabetta d'Inghilterra oggi a Roma. La sovrana, accompagnata dal principe consorte Filippo d'Edimburgo, torna nella capitale dopo 14 anni. Alle 13 i reali britannici saranno ricevuti al Quirinale dal presidente Napolitano, un invito che la regina dovette disertare un anno fa per problemi di salute. Nel pomeriggio poi Elisabetta incontrerà Papa Francesco in Vaticano. E adesso occupiamoci della sparatoria in una base militare del Texas. Un soldato ha sparato uccidendo 3 persone e ferendone altre 16, poi si è suicidato. Nella stessa base 5 anni fa in un'altra sparatoria morirono 13 persone. Ancora una strage della follia negli Stati Uniti, ancora nella base militare di Fort Hood nel Texas, già teatro nel 2009 di un altro massacro. 5 anni fa rimasero uccise 13 persone, 30 i feriti gravi. Nel pomeriggio di ieri sono state 4 le vittime ed una quindicina i feriti. Morto anche il killer, un militare di 35 anni, Ivan Lopez, che si sarebbe suicidato puntandosi contro la sua pistola calibro 45. Per ore c'è stato il sospetto che Lopez, reduce dall'Iraq ed in cura per depressione, avesse un complice, ma dai primi accertamenti sembra che abbia agito da solo. Esclusa la matrice terroristica, tutto sarebbe iniziato con una lite tra 2 soldati. I colpi, una ventina in tutto, sarebbero partiti dall'area dell'ospedale della cittadella militare. Il presidente Barack Obama è stato subito informato della strage ed anche lui ha ricordato il precedente sanguinoso episodio del 2009. Abbiamo tutti il cuore spezzato, ha detto, per aver vissuto di nuovo una storia simile. Stiamo seguendo ogni sviluppo. Quegli uomini, ha aggiunto, riferendosi ai militari, hanno sacrificato molto per la nostra libertà. Molti di loro sono stati in Iraq ed in Afghanistan. Hanno svolto valorosamente il loro dovere e quando sono nella loro base in patria devono sentirsi al sicuro. E quella sensazione di sicurezza è stata ancora una volta spezzata. Nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 7.6 questa notte a Iquique in Cile, dove si trovava la presidente cilena Michelle Bachelet per supervisionare l'operazione di soccorso. La presidente è stata fatta evacuare dall'hotel in cui alloggiava, circa 200 chilometri dall'epicentro. La zona colpita è ancora una volta quella della costa nord del paese, dove ieri, in seguito ad una prima scossa che ha provocato diverse vittime e ingenti danni, era stato diramato un allarme tsunami, esteso poi fino al Perù, ma rientrato. E siamo al calcio. Stasera Juventus in campo a Lione nei quarti di Europa League. Ieri in Champions, vittoria del Paris Saint-Germain sul Chelsea per 3-1, del Real Madrid sul Borussia Dortmund per 3-0. Intanto la Roma si aggiudica il recupero di campionato con il Parma per 4-2, rafforza il secondo posto, più 9 sul Napoli, e si porta ad 8 punti dalla Juventus capolista. Quello di Rudy Garcia è diventato un mantra per i suoi calciatori. Il verbo dell'allenatore della Roma spinge in una sola direzione, crederci mettendo tutta la pressione possibile addosso alla capolista. La coesione con la squadra è totale, questo ha detto la prova contro il Parma nel recupero di ieri. La Roma ha convinto sul piano della tenuta fisica e mentale, ha tenuto i ritmi alti fin dall'inizio, proponendo il ritorno di Totti titolare insieme a Desto e Gervinho. In modo corale il tridente pesante ha partecipato al primo gol firmato dal Livoriano. Avendo avviato subito bene la pratica, ha lasciato perplessi la disinvoltura con cui dopo qualche minuto la difesa non si è curata di Acqua, consentendogli di fare il suo comodo. La misura di una Roma che ha fame, come ha detto Garcia, è arrivata immediatamente nel segno dei piedi buoni, Pjanic e Totti, per mettere subito le cose in chiaro. Per il capitano la rete numero 234 e quella freddezza che dovrebbe essere imitata dagli altri compagni. Mattia Destro l'ha sfoggiata per 4 partite di seguito, stavolta ha trovato il semaforo rosso, però il ragazzo è molto vivo e sarà utile per le prossime battaglie. La Roma ha tante soluzioni, oltre il suo cannoniere. Pjanic si è fatto il regalo per i 24 anni e ancora di più ha fatto Rodrigo Taddei. Non solo non ha fatto rimpiangere lo squalificato Nainggolan in mezzo al campo, si è tolto anche la soddisfazione di segnare, liberando il senso di appartenenza. La Roma è condannata a vincere sperando nel miracolo, perché 8 punti in meno sono ancora tanti.
Se devo dare un'opinione sulle due singole gare, sicuramente l'ago della bilancia pende un po' più verso la Roma, perché mi ha dato qualche sensazione in più rispetto alla Juve di settimana scorsa, sia dal punto di vista dell'impatto fisico, della velocità, della qualità dei giocatori. Per la Juventus stasera c'è l'appuntamento di Lione, l'Europa League può rappresentare la camera di decompressione per liberarsi dalle scorie di Napoli. In Francia ci vuole una risposta convincente per allontanare l'immagine di una squadra stanca, costretta a convivere con l'emergenza in difesa. Non c'è lo squalificato Vidal, però Conte può consolarsi con il recupero di Tevez, unico tra gli attaccanti capace di unire temperamento, forza e tecnica. È davvero tutto, vi ricordo come sempre gli aggiornamenti sul nostro sito in sovraimpressione, fra poco il meteo con Paolo Sottocorona, poi a seguire il dibattito di Omnibus con Andrea Pancani. Buon proseguimento.